Una edizione è quella di quest'anno, la 19ª di Cammina Molise, che prevede molti eventi. L'associazione culturale La Terra ha curato ciascuno dei 4 giorni della passeggiata attraverso i tratturi e i piccoli centri per conoscere il Molise camminando nella semplicità, assaporando paesaggi, tradizioni, cultura, sapori. Dall'8 all'11 agosto in circa 260, anche di fuori regione e dall'estero, attraverseranno i territori dell'Alto Molise, dall'alta valle del Vandra fino a quella del Sangro. Partiremo l'8 da fuori del Sangno, passando per Roccasicura arriveremo a Carovilli. Il secondo giorno si parte a San Pietro Avellana, da Villa San Michele, Vasto Girardi. La sera Stefano Sabelli con il Teatro del Loto per noi reciterà Sogni di una notte di mezz'estate. E il terzo giorno dalla provincia di Chieti, Borrello, Pesco Pennataro Capracotta, da dove ci sarà anche il Teatro di Paglia, una novità quest'anno. E l'ultimo giorno, sempre dalla provincia di Chieti, Quadri, passando per Sant'Angelo del Pesco fino ad arrivare a Castel del Giudice. E a Castel del Giudice, ha tenuto a precisare l'architetto Giovanni Germano, organizzatore dell'iniziativa, la carovana di Cammina Molise inaugurerà un albergo diffuso in un borgo esempio per tutto il Molise di valorizzazione del territorio e offerta di lavoro grazie alla reale collaborazione tra amministratori, imprenditori e popolazione. E i politici sono stati invitati a partecipare alla camminata. Manifestazione, ha fatto sapere il governatore Frattura, che piace nell'impostazione, come hanno sottolineato anche Petraroi e D'Inunzio. In Molise, ha infatti evidenziato Germano, ci sono energie ambientali, culturali potenti da sfruttare. Cercare di preservare le bellezze, non solo ambientali, ma quindi anche culturali, storiche, eccetera, che sono presenti sul territorio e poterle sfruttare in maniera giusta, perché secondo noi la vera ricchezza del Molise sta proprio lì, nell'entroterra, e bisogna puntare nei prossimi anni a quello. In uno dei 4 giorni di Cammina Molise dall'8 all'11 agosto potrebbe esserci anche l'attore originario di Duronia, innamorato del Molise, Elio Germano, come ci ha detto il padre. Sempre venuto a Cammina da quando era piccolissimo, 14 anni, quindi appena può lui lascia il lavoro e viene. Spero che quest'anno a uno o due giorni sia presente. Speriamo, può prendere sole perché è impegnato in un set ora a fare Giacomo Leopardi, quindi Giacomo era molto pallido, quindi...